probabilmente marrone, il cielo è blu, le luci, la tua maglia è nera, colore, hai un braccialetto rosso, giro tondo, c'è del metallo, il lino, i giornali sono scritti, come stai? C'è una rete di metallo. Quanti anni hai? Fuori c'è freddo. Come ti chiami? Il soffitto è bianco. Hai delle tappe. Arancione. Naso. Il pubblico è numeroso. Luce. Premio Giorgio Gaber. Come stai? C'è una lettera. Mamma. Papà. A casa ho un divano. Videogame. Io a scuola ho e vivo a scuola. La luce è gialla. E il divano è papà. La luce è bianca. Come stai? Ci sono delle nuvole. Vieni. I miei denti sono bianchi. Sono brava e gioventina. I tuoi occhi sono marroni. Anche matematica. Le tue sopracciglia sono nere. Mia zia si chiama Antonio. Il pavimento è a quadrati. E io sono qua. C'è una cassa. Sento dei comuni. Sono forse un poeta? No, certo. Non scrivi quella parola strana, la penna dell'anima mia. Follia. Sono dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia. Malinconia. Un musico, allora? Nemmeno. Sono dunque che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia. Voce! A volte mi cadono addosso le vostre armi, quelle fatte di ferro. Voi dite... Voce!
Ci cadono addosso le vostre barriere, le vostre catene che bloccano, separano, dividono. A volte ci cade addosso il lavoro e non possiamo più giocare e andare a scuola. Tutte le cose nel nostro mondo vanno scambiate con il denaro, anche il tempo, i baci, le carezze. E per questo dobbiamo lavorare anche noi e siamo tristi. Voi dite che sono necessarie, se no non c'è ordine. Forse, può essere, non lo sappiamo, siamo piccoli. Abbiamo notato però che le ante del cielo volano libere e ordinate. Loro non hanno barriere. E quindi tu grande ricorda. Non stai solo mettendo a rischio il nostro futuro, ma stai soprattutto uccidendo il nostro presente. Hai costruito la tua verità, per me hai cominciato a costruirla. Ora l'importante è l'uso che saprai fare. La verità non è una cosa statica. La tua verità esiste solo quando sei tu a costruirla, incontrandola, riconoscendo e conoscendo tutte le proposte e le occasioni che incontrerai nel tuo cammino. Sii dolce con me, sii gentile. È breve il tempo che resta, poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell'umano, come ora ne abbiamo dell'infinità. Non avremo le mani, non potremo fare carezze con le mani, e nemmeno guance da sfiorare leggere. Sii dolce con me, maneggiami con cura. Abbi la cautela dei cristalli, con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso. Dell'opera blindata nei sotterranei. È affettivo e fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere, e tu sii dolce con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente, poggia il tuo piede, e abbi cura di ogni volo, di ogni volteggio, di ogni scorrere d'acqua o svanire di foglie, fino al fenomeno della fioritura.
faccio ciò che non mi piace, ad esempio giocare a calcio, ma ci gioco solo per stare con gli amici, altrimenti mi sa che sarei solo. Ho cominciato a fare il lavavetri quando avevo 7 anni. Gilberto ha 14 anni, ma il suo curriculum va in video un quarantenne. Ha fatto il pescatore, l'attore di strada, il lavavetri, il musicista sugli autobus. Arriva da San Paolo del Brasile ed è uno dei 5 milioni di bambini lavoratori del suo paese. Ha lasciato giocattoli a 7 anni e non ci trova niente di strano. Necessità, colpa del governo, che non ha programmi giusti per togliersi dalla strada quelli come lui. Nessuno mi è costretto a lavorare, racconta, ma se non l'avessi fatto non avrei avuto nulla da mangiare. Ho iniziato lavando i denti, poi mi sono messo a suonare con un amico. Quanto guadagnavo? Quanto basta per dare qualche soldo a mia madre e comprarmi un panino? Io mangio il minestrone, ma non mi piace molto. Preferirei mangiare altre cose. Eppure, tutto è così difficile. Sai sicuramente che sono tempo, no? Ho una voglia matta che lui mi dia un bacio, ma quel bacio si fa attendere da tanto tempo. Può darsi che mi consideri soltanto un'amica. Non sono dunque niente di più? O forse sarà solo troppo timido? Ma allora, perché mi chiama sempre? Devo smetterla, devo stare tranquilla. Prima o poi scoprirò la verità. Caro nonno, a te che non ci sei più, mi sarebbe piaciuto conoscerti, giocare con te e anche portarmi a scuola e venirmi a prendere. Cara Annalisa, cara sorellina, scriverti questa lettera mi crea un po' di fatica, ma non voglio perdere l'occasione di dirti che sono contenta di avere una sorella e che mia sorella sia proprio tu. È vero, a volte litighiamo, c'è da dire che tu sei, anzi, fai proprio la rompi. Sei capace di rompere la tranquillità nei momenti di coccole tra me e la mamma. Sei capace di mettere in disordine la nostra camera in pochi secondi. Sei capace di insistere fino allo sfinimento. Insomma, la tua presenza in casa si è notata da subito, fin dal tuo arrivo. Ma è anche vero che ci riempi le giornate di gioia e che con le tue marachelle sono a volte davvero divertenti. Ti voglio tanto bene e non potrei immaginare ancora la mia vita in tre, come era prima che tu arrivassi. Cara Arianna Grande, adoro le tue canzoni ed ammiro in te lo stile che hai nel vestirti, il gusto di truccarti, mi piacerebbe da grande assomigliarti. Cara zia Manuela, sei una delle mie parenti preferite. Il mio giorno preferito è il venerdì, perché venga a casa tua a fare i compiti. Fare con te i lavoretti è sempre un piacere. Il tuo bambino è fortunato ad avere una mamma come te. Thank you.
allora. Quindi è stato bellissimo. Per la sezione teatro in rappresentanza della regione Emilia-Romagna, la Pieve di Cento, Bologna, e l'associazione culturale RAPU presenta il progetto Infinite Verità. E la referente del progetto è Maria Eva Zarelli. Ciò che è vero è tale semplicemente perché non è falso. Nella storia della filosofia, le definizioni del concetto di verità sono state diverse. Per i bambini la verità è solo quando non dicono bugie ed è uguale per tutti? Su queste grandi domande faccio il progetto con il quale siamo andati a scoprire insieme infinite verità. Allora, un ringraziamento ed un applauso a tutti i ragazzi di Pieve di Cento. Ora diremo i nomi dei ragazzi e delle ragazze. Allora, Corinna. Sofia. Paul. Diego. Giovanni. Enrico. Carmen. Enrica. Francesca. Elena. Benedetta. Greta. E Elena. Ora vi consegneremo un attestato. Chi lo vuole prendere?